Grazie, buonasera a tutti, benvenuti qui a Ugento, nel nostro paese. Quindi questa sera è una serata particolare per noi, quindi benvenuti alla saga della Puccia. E siamo pronti, per chi non ci conosce questa sera, vi proporremo un viaggio attraverso i canti di lavoro, i canti d'amore, gli stornelli, le serenate, ma soprattutto alla pizzica accompagnata da questa stupenda danza di corteggiamento. Tour 2012 per i Calanti, siamo ad Ugento, è una tappa Ugento del vostro tour 2012? Sì, una delle tante tappe che avremo quest'anno del tour, quindi sarà un tour che ci porterà in giro per tutta l'Italia. E proprio ieri siamo stati in provincia di Viterbo e prossimamente saremo il 28 a Nociglia, la saga del Noce, e ritorneremo poi in Abruzzo il giorno dopo, dopo altri concerti già fatti nell'abruzzese, e per poi avere un agosto insomma pieno tra sali e scendi, tra Salento e Campania. Parliamo del tuo ultimo CD, che io ce l'ho tra le mani, I Calanti. Perché questo nome al CD? Donna Calante, perché questo nome? Lo facciamo vedere intanto, se è possibile inquadrarlo. Sì, è Donna Calante perché in pratica è tratto da un brano che cantava nostro nonno, quindi da lì è l'idea di anche di fare un piccolo, diciamo, ringraziamento anche a nostro nonno per quello che ci ha trasmesso, che comunque abbiamo appreso anche da lui, no? Quindi un ringraziamento a lui, e quindi nel continuare nella ricerca, nella tradizione di brani tradizionali, e quello che appunto sono compresi in questo lavoro discografico, cioè che comprende stornelli, canti d'amore, canti di lavoro e le pizziche soprattutto. Ci vorrebbe una sirena, ci vorrebbe una sirena, e come gira come zuppa e palla, come gira la ninella mia, ci vorrebbe una sirena, se vanna come tu. Perché questo nome? Calanti sta per galanteria, no? Però nel nostro dialetto è stato, diciamo, tra virgolette, stroppiato come Calanti, no? I Calanti. E Calanti deriva in pratica da un brano che cantava nostro nonno quando era piccolo, no? Cantava sempre un brano che diceva Donna Calante mia, Donna Calante, proprio come il titolo del CD. Allora da lì tutte le persone che lo conoscevano, dai Uccio, cantaci la canzone Donna Calante. Allora da lì gli diedero questo soprannome di Calante, no? Mannaggia lo vino, 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 mannaggia lo vino, vino. Tu
tutti i figli poi che pian piano crescevano venivano soprannominati Calanti, e allora quindi se n'è andato con i nipoti, i pronipoti, quindi ecco questa idea di continuare con questo soprannome, un soprannome familiare. Benvenuti in questa cornice straordinaria di Piazza San Vincenzo ad Ugento. Un saluto affettuoso lo rivolgo sia naturalmente ai miei concittadini, ma anche ai numerosi turisti, visitatori che hanno voluto onorarci della loro presenza a questa manifestazione organizzata dalla Proloco Ugento e Marina in questa 16ª sagra della Puccia. Un evento importante, caratterizzato dalle peculiarità territoriali e non solo, anche enogastronomiche, e quindi l'amministrazione comunale non poteva che salutare con viva soddisfazione questa bellissima iniziativa. Un saluto affettuoso anche ai Calanti, che sono un gruppo di Ugento a cui invito a rivolgere un applauso, perché sono veramente straordinari e motivo di orgoglio per la nostra città. Mi limito solamente a ringraziare, ripeto, sia qui il vice sindaco, l'assessore ai servizi sociali e tutta quanta l'amministrazione comunale che ha voluto sostenere questa iniziativa ideata e portata avanti con grande determinazione dalla Proloco Ugento e Marina, presieduta da poche settimane dalla dottoressa Citignone e da tutto il nuovo direttivo, a cui rinnoviamo sentiti ringraziamenti. Quindi vi auguro un buon proseguimento di serata e passo subito la parola proprio al presidente della Proloco Ugento e Marina, la dottoressa Citignola. Grazie. Grazie a tutti per la presenza così numerosa. Io sono contentissima per la riuscita della serata, da un lato, però sicuramente rammaricata e dispiaciuta per aver terminato molto molto prima le Pucce. Noi avevamo puntato molto su questa sagra, perché l'abbiamo ripresa dopo 2 anni che non si faceva più, con l'intento proprio di ritornare a promuovere quelli che sono i nostri prodotti. La Puccia è un prodotto salentino, la Proloco di Ugento per 16 anni ha fatto la sagra della Puccia, e quindi penso che dobbiamo riconoscere anche agli amici che hanno organizzato nei tempi andati queste sagre, che sicuramente hanno fatto sì che il nostro Salento fosse conosciuto. Io Daniele ti ringrazio per questa intervista, buon tour e divertitevi in giro per l'Italia.
Io ringrazio te, ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo via web, gli amici di Telugento, e quindi mi raccomando, rimanete, non ve ne andate, guardate direttamente da internet, oppure se siete vicini vi aspettiamo qua in piazza San Vincenzo a Ugento. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Viva Gizumpa.